un saluto, un ringraziamento a tutti a nome del Comitato Cittadino dei Quartieri. Scusate il mio abbigliamento, non consono per l'occasione, ma stiamo facendo, come avete visto, se avete girato il viato, le infiorate su tutta la città. Io come presidente sono anche un infioratore, quindi divido la giornata tra le varie questioni logistiche, ecco, l'onore di presentare questa iniziativa e fare l'infiorata. Io un ringraziamento al dottor Battozzetti e al maestro Gambri per questa iniziativa, che per Orvia d'Infiore, anche un ringraziamento a chi ci ospita in questo stupendo luogo. Questa è una delle iniziative che eleva il livello culturale di Orvia d'Infiore. Questo lo sarete voi a giudicare, visto, ma io vado sulla fiducia, perché mi fido di chi sta facendo l'iniziativa. Quindi il mio è solo un saluto, un ringraziamento doveroso, insomma, all'Uni3 e a chi è che farà questa iniziativa. Mi scuso se devo ritornare al mio lavoro di infioratore, perché abbiamo la giuria che passa alle 5 di oggi pomeriggio, dobbiamo finire, siamo ancora molto lontani dall'obiettivo. Quindi grazie, buon ascolto di questa iniziativa e buon divertimento. Allora, brevissimamente, grazie alla nostra gente, Guido, alla gente Uni3 e alla città di Orvieto, perché la risposta è un po' al di là di quello che pensavamo, lo dimostrano le sedie che mancano. E come possiamo non ringraziare la signora Pina Pettinelli, a cui facciamo un applauso grandioso. È meraviglioso, ormai sono tanti anni che chiudiamo in un certo senso l'anno accademico Uni3 in questo giardino, quindi è un privilegio stare in quello che è uno dei posti incantati, dei tanti posti incantati della nostra città. Grazie al Comitato Cittadino dei Quartieri che ci ospita nel cartellone, c'è anche la Scuola di Musica che oggi in qualche modo patrocina questa iniziativa. Non si sarebbe potuto fare nulla, perché non è mica il mio nome, non è quello di Leopardi ad aver chiamato tutta questa gente, ed è chiaramente il nome del nostro amico e carinissimo Guido Battozzetti, a cui facciamo un applauso preliminare. Grazie infinite. Quello che oggi sarà non so esattamente, perché abbiamo solo avuto una breve telefonata, ma è un piccolo omaggio innanzitutto alla cultura di questa città attraverso una delle grandi menti e attraverso i versi, credo, no, di Giacomo Leopardi, perché questo è il tema che avevo dato a Guido. Grazie di nuovo a tutti voi che siete intervenuti, viva l'Uni3 e viva la nostra magnifica città. Grazie.
Buongiorno, grazie per essere venuti in questo posto magnifico dove io non sono venuto da molto tempo. Mi ricordo un po' di tempo fa che era crollato un muro qua e ciò mi ha messo molto in apprensione, devo dire, perché pensavo che potesse essere messo a repentaglio un posto straordinario della nostra città. E io ringrazio anche il maestro Cambri che ogni tanto mi disturba, però io accolgo con piacere le sue intemperanze. E quando mi ha proposto di fare questa chiacchierata su Giacomo Leopardi in questo posto, francamente mi è sembrato quasi obbligatorio accettare, ma non accettare, la parola accettare è eccessiva, essere d'accordo. E perché? Perché per questo. Ovviamente, la cosa fondamentale poi è questo, il fatto di stare insieme e di parlare di qualcosa che magari ci accomuna, di una sensibilità straordinaria come quella di un poeta che è un po' nostro prigioniero, come noi siamo un po' prigionieri di lui. Quando Riccardo mi ha detto Leopardi e i fiori, ho pensato che poteva essere una sorta di ossimoro. Cioè mettere insieme due cose che stanno assolutamente lontane l'una dall'altra, perché il Leopardi non lo associamo ai fiori, piuttosto lo associamo a quello che della scuola ci hanno insegnato, il cosiddetto pessimismo cosmico, questo dolore che attraversa la sua vita e che è anche la scintilla probabilmente insieme a una domanda inesausta sull'essere delle cose che lo accompagna, lo ha accompagnato per tutta la sua vita faticosa e sofferente. E quindi che c'entrano i fiori con Leopardi? Beh, c'entrano come questo giardino con noi, esattamente allo stesso modo, perché Leopardi nella sua contraddittoria ritrosia con cui ha si è trovato immerso nella vita, dico che si è trovato immerso nella vita, perché più che decidere è la vita che ha deciso di Leopardi, e la vita si è manifestata a lui nella contraddizione più profonda, più drammatica, più terribile, fatta di tante condizioni, di tante situazioni, dalla famiglia al corpo, il corpo indomabile e in continua mutazione, trasformazione. Per certi versi Leopardi è come un film di David Cronenberg, cioè l'essere prigioniero di un corpo che ti afferra, ti avvolge e da cui vorresti in qualche modo uscire ma non puoi, perché quello è il corpo che ti è stato dato. Quindi è questa la contraddizione che lo ha attraversato e che ha fatto sì che poi questa condizione diventasse un modo di sentire le cose, la realtà intorno, le persone, e però è anche la straordinaria scintilla da cui sono uscite le sue parole. E il dolore che genera in questo caso i versi di Leopardi, le sue riflessioni inesauste, ininterrotte, questo zibaldone che ha scritto per 20 anni, nei quali ha segnato i momenti che attraversavano la sua quotidianità, una sorta di flusso ininterrotto
nel quale è anche difficile orientarsi, perché ecco, questa poi è una cosa che dovremmo cercare di non fare, di orientarci. Ecco, non dobbiamo orientarci. Leopardi è grande nel suo disorientamento, nel fatto che la sua sensibilità va molto al di là anche dei cliché con cui poi alla fine, quando parliamo delle cose, cerchiamo di ricondurle, nel senso di dargli poi un quadretto, una sistemazione, trovare dei concetti con cui dire però a questo, quest'altro, il pessimismo, il dolore, la sofferenza. In realtà Leopardi non è stato un filosofo sistematico di se stesso, anche se a un certo punto parlava di sé nell'ultima fase della sua vita orientandosi alla ricerca di un'ultra filosofia, di qualcosa che fosse al di là delle parole e del pensiero con cui provare a spiegare le cose. Non ci è arrivata all'ultra filosofia, era ultra, era molto ultra, però è stato dentro il linguaggio che ha usato, e il linguaggio che ha usato è la risorsa più straordinaria, perché il linguaggio ha questa forza meravigliosa di dire tante cose e dirle con una poesia e dirle in un modo indicibile, paradossalmente, che non può essere assolutamente ricondotto a un senso. Quindi anche il mio affaticarmi attorno alle parole di Leopardi deve arrestarsi, perché sarebbe comunque sbagliato, anche nei suoi confronti, ma in generale della potenza del suo linguaggio, quello di ricondurlo in qualche modo ha un senso. Io non voglio ricondurlo a un senso, anzi penso che Leopardi da questo punto di vista è insensato, è travalica il nostro modo molto quotidiano di vedere le cose, e ci fa sentire una cosa proprio nel senso quasi kantiano del termine, ciò che nel quale stiamo, nella quale, cioè in cui, nel quale stiamo e che non possiamo dire. Ecco, la poesia è lo sforzo estremo di dire sapendo che non si può dire fino in fondo. Quindi Leopardi in questo senso è una sorta di limite, di estremo limite che ci consegna, e ce lo consegna. È inutile adesso poi andare a, come ho fatto peraltro, ma insomma i suoi versi stanno lì, non, sì, poi recanati, poi le malattie, i dolori, le gobbe, tutto c'è dentro, ma quello che ci ha lasciato sono le sue parole. Le sue parole possono essere lette anche da un marziano che non sa nulla della vita di Leopardi, non sa nemmeno dove sta Recanati e chi era Monaldo e chi era Fanny Targioni Tozzetti, non sa nulla, e però se legge quei versi viene toccato. Ecco, la prima cosa che vorrei dire è che siamo toccati dai versi di Leopardi. Puoi procedere con tu quell'attrezzo strano che hai tra le braccia. Scusatemi, il cenno di Guido a questo attrezzo mi fa pensare che ci sono due persone che devo assolutamente citare. Uno è Reno Montanucci, Guido, perché con tanto onore io suono questa, è la sua fisarmonica. E se non sbaglio, Loretta, ma posso sbagliarmi, questi erano i giorni del suo compleanno, domani. E questa fisarmonica, insomma, è un dono di Francesco, dei suoi nipoti, quindi io la conservo con tantissimo rispetto e mi fa piacere suonarla oggi. La seconda è un ringraziamento a un amico di tutti, un amico mio personale, che è Andrea Taddei, presidente dell'Opera del Duomo, che non abbiamo ringraziato all'inizio, ma ci ha aiutato molto per la questione logistica qua, insomma, con le sedie e con la sua solita carinissima disponibilità. Quindi un saluto all'Opera del Duomo, perché permette tante belle cose dietro. Thank you.
E allora è il 19 aprile del 1826 e Giacomo Leopardi sta a Bologna. Nonostante lo si ritenga spesso recluso in questo eremo claustrofobico di Recanati, Leopardi si è mosso parecchio in Italia. Una volta gli proposero anche una cattedra a Bonn, ma non ci andò, perché riteneva che il freddo della Germania sarebbe stato insopportabile per lui. E però si è mosso a Milano, Firenze, Bologna, Napoli, è morto a Napoli, quindi lontano da Recanati, dove poi ho deciso a un certo punto di non andare più. Ma in questo passaggio bolognese, siamo nel 1826, lui annota sullo zibaldone un pensiero su un giardino di sofferenza. E leggo quello che ha scritto: non gli uomini solamente, la prende larga, non gli uomini solamente, ma il genere umano fu e sarà sempre infelice di necessità. Infelice di necessità vuole dire che non sarà così infelice psicologicamente, ma di necessità vuole dire che il mondo è strutturato in un modo tale che genera l'infelicità del genere umano. Ma non gli uomini solamente, non il genere umano solamente, ma tutti gli animali, non gli animali soltanto, ma tutti gli altri esseri al loro modo, non gli individui, ma le specie, i generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi. Tutto. Non sfugge nulla. Entrati in un giardino di piante, d'erbe, di fiori, questo, sia pur quanto volete ridente, sia nella più mite stagione dell'anno, voi non potete volgere lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è in stato di souffrance, qual individuo più, qual meno. Là quella rosa è offesa dal sole che gli ha dato la vita, si corruga, langue, appassisce. Là quel giglio è succhiato crudelmente da un'ape nelle sue parti più sensibili, più vitali. Il dolce mele non si fabbrica dalle industriosi, pazienti, buone, virtuose api senza indicibili tormenti di quelle fibre delicatissime, senza strage spietata di teneri fiorellini. Potrei continuare. Vedete qual è il punto di vista, no? Cioè, noi guardiamo questo meraviglioso giardino, appunto, diciamo meraviglioso. In realtà lo sguardo di Leopardi va oltre la meraviglia, che pure avverte, e scopre questo lavorio ininterrotto di consunzione e di violenza che attraversa questa visione. E il giardino gli diventa ovviamente l'esempio di un affaticamento totale, universale. La vita è fatta così, ma non la vita degli uomini e basta, la vita di tutti, la vita del mondo, la vita del cosmo, è così. C'è questa condanna, una specie di coazione a ripetere necessitante che fa sì che il mondo sia strutturato in questo modo. E Leopardi è un personaggio strano, lui è anche, secondo me, enigmatico per certi versi, perché uno che nasce a Recanati alla fine del Settecento
sia pure in una biblioteca strabiliante come quella che aveva suo padre, fuori da qualunque, almeno nella prima parte della sua vita, da qualunque dibattito della contemporaneità, matura una visione delle cose così estrema, così anche inconciliata, che ancora oggi, nel mondo in cui noi viviamo, apre uno squarcio su cui inevitabilmente possiamo e dobbiamo riflettere. Poi lui ha viaggiato, ha parlato, ha conosciuto Manzoni, ha conosciuto i romantici milanesi, quindi è entrato nel flusso e nelle correnti del suo tempo. Però lo ha fatto sempre in un modo assolutamente individuale, non si è apparentato con nessuno. E questa sua testa evidentemente era così globale, così cosmica, da ospitare il mondo dentro di sé e da non concedersi a quello che lo circondava, se non con un atteggiamento che è stato sempre quasi di ripulsa, di lontananza, a volte astiosa, perché anche il rapporto con gli altri per lui era sempre faticoso, e quindi in questo riversava anche caratterialmente anche una sorta di respingimento dell'umanità che lo circondava, pur avendone bisogno. Perché poi, quando gli domandavano quali erano le cose che più lo attraevano, lui rispondeva brutalmente: l'amore e la morte. Come a dire, queste due, Eros, Freud avrebbe detto Eros e Thanatos, ma l'amore, perché era questa forza che sentiva dentro di sé, ovviamente, ma la sentiva nel mondo, questa forza che attrae, che unisce e che lui ha sperimentato nella sua misteriosa e per certi versi inafferrabile potenza. La sua vita è stata tortuosa da questo punto di vista. E la morte, che gli piaceva, sottolinea questo aspetto, gli piaceva la morte, non la viveva come un elemento squassante e sconvolgente della vita. Sentiva nella morte la logica delle cose, la morte è la logica delle cose, quindi in qualche modo nel suo dissolvimento con cui vedeva anche le cose, la morte gli diventava la metafora del giardino che si corrompe ininterrottamente, muore per rivivere ma rivive per morire, quindi questa sorta di ciclo ininterrotto, questo affaticamento senza senso, senza senso. Tenete presente che quando Leopardi vive, siamo a cavallo tra il 700 e l'800, l'Europa sta lasciando il mondo dell'Ancien Régime, ha fatto la rivoluzione francese, viene dall'illuminismo, ma alla fine del secolo la rivoluzione è già passata, sta diventando un'altra cosa, orribile per certi versi, sta arrivando Napoleone, e l'illuminismo sta trascolorando nel romanticismo, cioè anche la fede nella ragione, qualcuno comincia ad avere qualche dubbio che il mondo sia proprio così quadrato come la ragione magari si illude che fosse. Gli stessi illuministi che lui ha letto, peraltro, avevano anche una tangente molto materialista e per certi versi anche atea, quindi lui si è nutrito di quella roba là. Ma il secolo dell'Ottocento va in una direzione diversa da quella di Leopardi. Leopardi non si riteneva un romantico, si riteneva un classico, era legato alla tradizione poetica italiana, profondamente italiana, in questo senso classicheggiante. Non ha sentito del romanticismo questo afflato sentimentale, profondo, come lo ha fatto Goethe, per dire, o Hölderlin. Non ha sentito questo, ha sentito semmai nel romanticismo il vuoto. Il vuoto ha sentito, che lui metteva insieme al vuoto che gli veniva dalla ragione illuminista. Quindi è anche controcorrente in questo senso. La disperazione romantica non è la disperazione leopardiana, non c'entra niente. La disperazione romantica è la disperazione di Faust, che inventa, sogna, costruisce, si concede a Mefistofele, ma per trovare una felicità. Leopardi questo discorso non lo fa. Leopardi ha questa sorta di basso continuo del pessimismo totale che abbiamo appena letto, e però su quello trova questa necessità che evidentemente lo attraversava, era una pulsione fortissima a scrivere.
a scrivere. La scrittura è stata per Leopardi la sua cellula vitale, ecco. Si è rigenerato continuamente scrivendo e ha scritto fino alla fine, ha scritto fino all'ultimo della sua vita. Evidentemente era il luogo in cui Leopardi sentiva di essere Leopardi. E vi leggo ancora qualche brano di questa confessione che lui, di autoconfessione, perché lo Zibaldone non è che lo pubblicava agli amici. Quella pianta ha troppo caldo, questa troppo fresco, troppa luce, troppa ombra, troppo umido, troppo secco. Sentite anche l'incedere del discorso, c'è una sorta di concitazione dentro. L'una patisce, incomodo e trova ostacolo, e ingombro nel crescere, nello stendersi. L'altra non trova dove appoggiarsi. Qua un remicello è rotto o dal vento o dal suo proprio peso. Là un zeffiretto va stracciando un fiore, un zeffiretto va stracciando un fiore. C'è anche una cura del linguaggio straordinaria, non lo devo dire io, insomma, no? Ma qui c'è una ricchezza del linguaggio che colpisce. Vola con un brano, un filamento, una foglia, una parte viva di questa o quella pianta, staccata e strappata via. Intanto tu strazzi le erbe coi tuoi passi, anche camminandoci sopra, le stritoli, le ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi, le uccidi. È una sorta di... quasi c'è un'eccitazione in tutto questo. Quella donzelletta sensibile e gentile va dolcemente sterpando e infrangendo steli. Il giardiniere va saggiamente troncando, tagliando, membra sensibili, con le unghie, col ferro. Quindi sente veramente questa distruzione ininterrotta di cui pure noi siamo responsabili. Basta camminare e stai distruggendo anche non volendo. Questo è un elemento fondamentale per capire Leopardi. Cioè la distruzione avviene non perché ne siamo consapevoli o perché vogliamo produrre una distruzione, ma è la nostra stessa condizione che fa sì che si distrugga il mondo che sta distruggendo noi. Maestro. Allora, questo brano è un famoso valzer e ieri sera quando ho pensato al programma di questa mattina ho inserito questo, Espoir perdu, e proprio ripensando all'amico, alla persona, al re, no? E perché all'interno di questo brano che lui suonava, un brano malinconico in re minore, poi mi diceva sempre, quando quelle volte che, insomma, a volte riusciva a parlare con lui, vari anni fa, mi diceva sempre che lo colpiva molto come questo brano così malinconico, e quindi che può stare benissimo al termine delle riflessioni di Guido, poi si aprisse con un fa maggiore, quindi con una luminosità, che poi è la speranza, probabilmente. Mi ricordo che Reno mi diceva sempre che quanto era bello sentire quella coda in fa maggiore dopo un valzer così malinconico.
Vorrei proprio cedere questo cupio di soldi. Allora, abbiamo letto quel pensierino leopardesco, tra l'altro c'ha un nome Leopardi sconvolgente, no? Se ci pensate bene, Leopardi, cioè il nome di una fiera, di una belva applicato a una sensibilità che di ferino non ha nulla. Sono i giochi delle parole, le parole a volte sono un modo contraddittorio di dire una verità. E allora, per andare al tema, un fiore c'è nella poesia di Leopardi, ed è la ginestra. È proprio quello, il titolo anche, la ginestra o il fiore del deserto. La ginestra, siamo alla fine della vita di Leopardi, quindi quando lui scrive questa poesia sta male e sa che evidentemente il suo destino si sta per compiere, e se non è una sorta di testamento poco ci manca, insomma. Ma anche qui, proprio per essere anche coerente con quello che dicevo prima, bisogna stare molto attenti sempre dal dare conclusioni definitive, no? Siccome è l'ultima cosa che ha scritto, allora è la cosa che vale come una sorta di conclusione che lui stesso dà al suo modo di vedere le cose e alla sua vita. Non è così, non è così. Anzi, se c'è una cosa che è affascinante in Leopardi, ma in tutti poi, è questa oscillazione intorno a qualcosa che evidentemente è il grumo sensibile di una personalità, qualcosa che sente profondamente e che oscilla. A volte Leopardi ha, come abbiamo letto nel brano precedente, ha degli abissi proprio di pessimismo, di abbandono completo a se stesso. Altre volte invece si sente che dentro di lui c'è uno spirito guerriero che entro mi rugge, no? Che c'è qualcosa che lo muove, non è un tronco. A volte dice di essere un tronco, a volte invece sente un'energia potente. Quindi tutto sta dentro, no? Siamo noi che separiamo e dividiamo. Ma quando scrive la ginestra, proprio per quel momento molto delicato, lui raggiunge un equilibrio, secondo me. Raggiunge un equilibrio dovuto al fatto che probabilmente, guardando anche tutto quello che ha vissuto, questo fiore gli diventa una metafora di se stesso e del mondo, della vita. E io vi leggerei i primi versi e poi gli ultimi, perché è una poesia lunga, ovviamente. Ovviamente Leopardi non ha affatto scritto, ha scritto poesie lunghe e poi sonetti assai brevi, quindi. Però qui si è allungato parecchio. Qui sull'arida schiena del formidabile monte sterminator Vesevo, siamo a Napoli, la qual null'altro allegra arbor né fiore, non c'è niente su questa china del Vesuvio, nulla, tuoi cespi solitari intorno spargi, c'è solo la ginestra, odorata ginestra. È fantastica questo appellativo che gli dà, odorata ginestra. Contenta, contenta dei deserti, contenta dei deserti. La ginestra sta lì ed è contenta dei deserti, perché la ginestra vive solo lì,
Se non ci fosse il deserto non ci sarebbe la ginestra, e se non ci fosse la ginestra forse chissà non ci sarebbe nemmeno il deserto. Anco ti vidi dei tuoi steli abbellir l'erme contrade che cingon la città della qual fu donna dei mortali un tempo, donna domina, Roma, e del perduto impero par che col grave e taciturno aspetto faccian fede e ricordo al passeggero. Or ti riveggo in questo suol, quindi t'ho visto a Roma, ti ritrovo adesso, sempre la vede in un contesto di fine. A Roma il quadro era quello della rovina di Roma. Nella rovina di Roma c'è la ginestra. Qui la rovina è geologica, è profondamente legata alla terra, è il Vesuvio, è il vulcano violento e crudele che tutto distrugge, la ginestra. Come non pensare che in qualche modo in questa ginestra c'è un investimento potente suo, no? Su questo fiore. Or ti rivego in questo suol di tristi lochi e dal mondo abbandonati amante e d'afflitte fortune ognor compagna. Sono tutti ossimori. Questi campi cosparsi di ceneri infecondi e ricoperti dell'impietrata lava che sotto i passi al peregrin risuona, dove s'annida e si contorce al sole la serpe e dove al noto cavernoso covil torna il coniglio. Fur liete ville e colti e biondeggiar di spiche e risonaro di muggiti d'armenti, fur palagi e giardini, agli ozi dei potenti gradito ospizio, e fur città famose che coi torrenti suoi l'altero monte dall'ignea a bocca fulminando presse con gli abitanti insieme. Il Vesuvio è, come dire, la distruzione, e tutto quello che è stato fu. Furono palagi, furono giardini, gli ozi dei potenti, tu, non c'è più. La natura si sveglia in un attimo e distrugge tutto. Il vulcano lo colpiva in questa sua ambiguità ferocissima, no? La bellezza del monte e al tempo stesso la profondità da cui poteva erompere da un momento all'altro il fuoco più dissolvitore delle cose. Or tutto intorno una ruina involve, dove tu siedi, o fior gentile, e quasi gentile, e quasi i danni altrui commiserando al cielo di dolcissimo odor mandi un profumo, ancora odorata ginestra, che il destino, che il deserto consola. Quindi la ginestra è una sorta di alieno in un mondo che non è più tale, ma al tempo stesso ha questo ruolo, consola la ginestra, cioè nulla a che vedere con la realtà delle cose. La realtà delle cose è quella che è, il vulcano che distrugge tutto, ma basta un fiore gentile, colto nella sua gentilezza, per ridare un senso vitale, umano alle cose. E questo lo scarto. L'umanità non è soltanto la distruzione che ha dentro, è anche questo scatto per cui cerca qualcosa che sia gentile. E la ginestra è come la nostra propensione a non voler cedere per forza alla distruzione del Vesuvio, che è stato ovunque e dappertutto. Ognuno c'ha il suo Vesuvio. A queste piagge venga colui che desaltar con lode il nostro stato in uso e vegga quanto è il genere nostro in cura all'amante natura. E la possanza, qui con giusta misura, anco estimar potrà dell'uman seme, cui la dura nutrice, la natura, ovei menteme con lieve moto in un momento annulla, terremoto, la distruzione, in parte e può, con moti poco men lievi, ancor subitamente annichilare in tutto. E qui arriviamo proprio. Dipinte in queste rive son dell'umana gente le magnifiche sorti e progressive. Qui Leopardi è chiaro, vedete anche questo modo di questa è, stiamo parlando di una poesia, non di un trattato filosofico.
La grandezza poetica di Leopardi è quella di scrivere dei versi mettendoci dentro questa ininterrotta riflessione che lui fa sul mondo che lo circonda e su se stesso. È una poesia di secondo grado, non è la poesia che guarda gli alberelli, gli uccellini o si accontenta di descrivere la meraviglia delle cose. È una poesia che parte da una coscienza di secondo grado sul dissolvimento e la distruzione del mondo che ci circonda. Però la poesia non è soltanto la rappresentazione di questo, non è una concettualizzazione, è un concetto che trova le immagini per dirsi, è un sentimento che si concettualizza ma al tempo stesso ridiventa sentimento. E la ginestra non è un concetto filosofico, la ginestra è un fiore, quindi è un'immagine che per Leopardi diventa la metafora appunto di questa rovinosa realtà che ci circonda e che però, guarda caso, basta un fiore a un certo punto per dire che forse non c'è soltanto il Vesuvio, c'è il Vesuvio ma c'è un fiore, gentile, odoroso, la ginestra. Vada, maestro. Questo, guarda caso, Guido, era una serenata ad un fiore, quindi... La ginestra sarà molto contenta. E volevo leggervi un altro paio di brani della ginestra perché aggiungono due elementi importanti per chiudere un po' nel nostro racconto. Nobil natura è quella che a sollevar s'ardisce, gli occhi mortali incontra il comun fato, e che con franca lingua, nulla al verde traendo, confessa il mal che ci fu dato in sorte. Nobil natura, la sua. Nobil natura è quella che dice la verità delle cose. Gli occhi mortali incontra al comun fato. Leopardi non parla solo di se stesso, il fato è comune, riguarda tutti, riguarda.
e il basso stato è frale. Quella che grande e forte mostra sé nel soffrir, negli odi e l'ire fraterne ancor più gravi, d'ogni altro danno accresce alle miserie sue, l'uomo incolpando del suo dolor, ma dà la colpa a quella che veramente è rea, cioè alla natura, che de mortali madre è di parto e di voler matrigna. De mortali madre è di parto, quindi la natura genera gli uomini, e di voler matrigna, e cioè c'è un'intenzione perfida, è la volontà della natura che è costruita in questo modo. Qualche anno dopo Schopenhauer ha scritto un trattato che si chiama Il mondo come volontà e come rappresentazione. Dice esattamente questo, che il mondo che noi vediamo è soltanto una parvenza, un'illusione che la natura ha costruito per darci l'impressione di avere un senso. In realtà la natura se ne strafrega completamente della nostra sensibilità e procede ininterrottamente nel suo parto. Si genera e si rigenera, e il fine è solo la generazione e la rigenerazione, non l'uomo che ne fa parte, dice Schopenhauer. E Leopardi sta lì. Però c'è un aspetto che li lega, ed è un aspetto non così distruttivo come quello che stiamo dicendo in questo momento. Costei chiama inimica, e incontro a questa congiunta esser pensando, siccome è il vero ed ordinata in pria, l'umana compagnia tutti fra sé confederati estima. L'umana compagnia tutti fra sé confederati estima, cioè gli uomini non si arrendono alla verità delle cose. La loro umanità li tiene insieme nella consapevolezza del mondo in cui vivono. Quindi c'è una fraternità che in qualche modo Leopardi non solo auspica, ma sente nei confronti degli altri, uniti da che cosa? Dal comune destino. Il comune destino non è una resa, anzi è il punto di partenza per uno scatto e un riscatto di umanità. Questo è un aspetto fondamentale, importante, per capire la ricchezza e anche la complementarietà dei pensieri di Leopardi. E poi faccio un salto alla fine della Ginestra, perché anche qui dice delle cose straordinarie. E tu, lenta Ginestra, che di selve odorate queste campagne dispogliate adorni, anche tu presto alla crudel possanza soccomberai del sotterraneo fuoco. Anche il vulcano prima o poi, anche con te guarda, ma prima o poi vedrai che arriva anche lì, che ritornando al loco già noto stenderà lavato lembo su tue molle foreste, e piegherai sotto il fascio mortal non renitente il tuo capo innocente, gentile, innocente, ma non piegato insino allora indarno, codardamente supplicando innanzi al futuro oppressor, ma non eretto con forsennato orgoglio in ver le stelle, né sul deserto dove è la sede e i natali non per voler ma per fortuna vesti, ma più saggia, ma tantomeno inferma dell'uomo quanto le tue stirpi, le frali tue stirpi non credesti o dal fato o da te fatte immortali. Questa invocazione finale alla Ginestra, ma più saggia, ma tantomeno inferma dell'uomo, è come se la Ginestra riconoscesse alla Ginestra una forza che l'uomo non ha. Quindi, come dire, è una sorta di delega quasi, no, a questo fiore. Questo fiore gli diventa veramente la metafora di una speranza alla fine. Anche se arriverà il vulcano che la trascinerà nella sua lava, alla fine l'immagine gentile, odorosa della Ginestra rimane. Meno inferma dell'uomo quanto le frali tue stirpi non credesti o dal fato o da te fatte immortali.
l'ultima parola di questa poesia è immortali, che è quello che non c'è in tutto il resto della poesia. Quindi è questo l'elemento di grandezza poetica che Leopardi ci lascia, questo tenere insieme la finitezza senza speranza delle cose e l'immortalità che può nascere invece da noi. La natura è immortale, ma in un altro senso, nel suo movimento ininterrotto che genera null'altro che il dissolvimento ininterrotto delle cose. L'immortalità invece passa per altro, passa per un fiore gentile nel fondo oscuro di un vulcano e nei versi della poesia. Questo è, Leopardi è questo. Ma oggi, pensando alla nostra attualità, dove passa? Dove passa? Dove può passare l'immortalità? Ha ancora senso nel nostro tempo pronunciare questa parola, l'immortalità, in un tempo che è così vorticoso, così attimo. Il nostro tempo è attimo, non è immortalità, è attimo, un attimo dopo l'altro. L'attimo di cui parlavano i romantici era un attimo eterno. Faust sente nell'attimo l'eternità. C'è un bellissimo film che vi consiglio di andare a vedere, appena uscito, di Wim Wenders, che si intitola Anselm. Parla di un grande artista tedesco che si chiama Anselm Kiefer. I tedeschi hanno una profondità che noi non abbiamo. Noi abbiamo i giardini e i giardini ci consolano, i giardini ci fanno sentire la bellezza della natura, nonostante Leopardi ci dica che basta pestare un piede per uccidere, per rovinare, per distruggere. I tedeschi no, i tedeschi hanno questa mentalità fredda, gelida, che però genera la forza gelida del sentimento più estremo. E in questo film, molto leopardiano da questo punto di vista, molto leopardiano, c'è questo senso dell'attimo nel quale c'è tutto, c'è il passato, il presente e il futuro. E Kiefer questo lo fa non con i versi di Leopardi, lo fa con delle straordinarie immaginazioni pittoriche. Quindi questo senso della fine che però si riscatta continuamente nel fatto che rilancia sulla vita, che non finisce mai. In questa è la contraddizione. Ecco, Leopardi ci lascia questo, questo anelito nella mortalità all'immortalità. E credo che nel nostro tempo, che non ha la capacità di sentire la complessità del tempo, il tempo è complesso, è una dimensione complicata. Noi lo abbiamo semplificato, lo stiamo semplificando, lo stiamo trasformando o in una linea retta senza divagazioni, deviazioni, oppure in attimi, scorrono via, scorre tutto e non lascia niente. Ecco. La poesia intanto è un passo indietro, è un momento in cui il tempo non si ferma, ma si guarda, si sente, quindi come dire, costruisce uno strato al proprio interno, e questo credo che sia la ricchezza che noi dovremmo in qualche modo, di cui dovremmo appropriarci, perché ce l'abbiamo, non è che ce la dobbiamo costruire, la dobbiamo inventare, fa parte della nostra sensibilità, ma viviamo in un tempo in cui la nostra sensibilità è asservita in qualche modo a un sistema di relazioni, alle tecnologie che ci danno l'illusione di essere potenti e di risolvere qualunque problema, e basta click. Ecco, la vita click non è la vita del tempo profondo, è la vita click. Ecco, dovremmo rimettere insieme alla vita click anche la vita dei tempi che stanno nel tempo. Maestro, vuoi concludere con una... Sì, il concetto dell'attimo lo possiamo declinare anche nel fatto che tra un attimo qui tocca andare via. Ma aspetta. Sì. E credo che sia stato molto gradevole per tutti stare insieme in questa mattinata, per la quale ringrazio ancora la signora Pina, donna preziosissima. Grazie Pina. Ringrazio ancora tutti coloro, li abbiamo citati prima, che hanno contribuito questa mattinata. Ringrazio Camilla e Antonello, è bellissimo ritrovarci a un evento Unitre dopo tanta vita e tante cose passate, ma è molto più bello ritrovarsi in queste situazioni. E grazie a un amico
di sempre. Io ricorderò la primissima volta che chiamai Guido, adesso sono leggermente il maestro Gamba, che non vuol dire niente, ma quando lo chiamai la primissima volta erano esattamente 14 anni fa. E quindi io lo chiamai, gli dissi se avesse accettato di venire all'Unite, era il 2010, io allora ero nel direttivo, c'era la signora Santoro, e se avesse accettato di parlare di Guido Gozzano, perché piaceva molto la Teresa e mi piaceva fare un piccolo omaggio. Era il primissimo evento di cui mi sono occupato per conto dell'Unite di organizzare, me lo ricordo che era 26 settembre 2010. E mi ricordo, io insomma chiamai Guido, gli dissi sono Riccardo dell'Unitre, e Guido io sapevo che era Guido Barluzzetti, no? Già avere il suo cellulare mi sembrava di avere un grande potere nel poterlo chiamare, perché così era. Io lo chiamai, lui mi disse, non è che mi disse chi sei, dice quando è? Dico è 26, ci sono, perché sei fortunato, perché il giorno dopo parto per Venezia. E venne lì e ci fece una bellissima lezione. Mi ricordo ancora quanto la signora Santoro, a cui mandiamo un bellissimo pensiero adesso, quanto fu contenta, perché come tutte le maestre, le letterate, amava tantissimo Guido Gozzano. E quindi questa è una delle cose che mi fa piacere ricordare oggi. Grazie Guido, grazie ancora. Grazie a voi, grazie al maestro, che devo dire con encomiabile dedizione è il responsabile di tutto questo. Quindi fateglielo un applauso al maestro.